Con noi c'è Maurizio Mangione. Ciao Maurizio. Ciao. Con cui parleremo di Web Capabilities, meglio conosciute come Progetto Fugu. Maurizio è un Developer Relation Advocate at DAZN, un Google Developer Expert in Web Technologies, animatore di community. Direi che siamo pronti a partire per questo, diciamo, talk. Quindi a te la parola e grazie. Grazie a te. Ok, dovreste vedere il mio schermo in teoria. Bene, benvenuti al mio talk, grazie agli organizzatori per l'invito. Il tema di oggi appunto è Web Capabilities, un progetto già noto in passato con il nick Fugu. Ma prima di partire, diciamo, con Fugu, dobbiamo partire con una domanda ancora più semplice. Cos'è una Progressive Web App? Molti di voi chiederanno cosa c'entrano le Progressive Web App con Fugu o con Web Capabilities, e questa è una cosa che chiaramente scopriremo durante il talk. È importante rispondere a questa domanda prima di tutto, e so che molti di voi già conoscono la risposta, molti di voi però non la conoscono, e alcuni di voi forse pensano di sapere la risposta, ma in realtà non sanno bene che cos'è una Progressive Web App. E ve lo dico perché tantissimi amici che fanno gli sviluppatori, eccetera, eccetera, spesso mi fanno domande riguardo le PWAs che mi fanno capire che in realtà non hanno capito che cosa sono. Quindi, per affrontare un tema che può essere abbastanza nuovo come Web Capabilities, è veramente importante che più o meno tutti siamo sullo stesso livello, diciamo, o comunque abbiamo la capacità di capire quella che è la base, la parte, diciamo, fondamentale di Web Capabilities. Questo è veramente importante. Quindi, che cos'è una Progressive Web App? Alla fine, una Progressive Web App non è altro che un sito web, una web application, come la vogliamo chiamare, ma migliore. Migliore perché sfrutta delle API, degli approcci, delle tecnologie che permettono a questo sito di non essere solo un sito che fa vedere delle cose, fa vedere dei testi, dei contenuti, ma permette un'interazione più avanzata. Molte di queste feature, di queste API di cui sto parlando, non vi sono nuove, anche se siete nuovi, diciamo, alle Progressive Web App, perché parliamo di push notification, della possibilità di navigare offline, di cose del genere. E queste sono cose che voi già conoscete, le conoscete già perché sono delle feature che già esistono, per esempio sui dispositivi mobile, quindi non è una cosa nuova, ma è una cosa nuova per il web. Prima queste feature, fino a qualche anno fa, non esistevano sul web, non era possibile quindi avere delle web notification o avere la possibilità di navigare un sito, un'applicazione offline. Quindi diciamo che sotto l'acronimo PWA quello che abbiamo è una serie di tecnologie, una serie di feature della piattaforma web. E io sono sicuro che fra qualche anno nessuno chiamerà più questo tipo di applicazioni Progressive Web Apps. Alla fine, come in passato chiamavamo i siti che avevano Ajax, questo a metà del 2000, diciamo, i siti Ajax, per differenziarli da quello che era il resto, perché una volta i siti venivano renderizzati solo lato server o erano completamente statici. Quindi si diceva i siti Ajax, ma questa per noi ormai è la normalità, insomma. Poi abbiamo iniziato a chiamarli single page application, quelli basati totalmente sulle chiamate asincrone. E adesso, se ci pensate, non si parla quasi neanche più di single page application, anzi, quello che si utilizza come termine è server side rendering, che è praticamente l'opposto. Quindi stiamo specificando che un sito non è renderizzato dal front-end, bensì dal back-end in alcuni casi. Quindi diciamo che certi nomi, certe sigle vengono usate in un determinato periodo storico per far capire determinati concetti, ma non è detto che questi poi permangano nel tempo, anche perché PWA non è un set finito di API, ma è in continua evoluzione. Quindi quello che intendiamo adesso per PWA sarà sicuramente diverso da quello che intenderemo fra 5-6 anni. Le Progressive Web App, dal mio punto di vista, sono la cosa più
entusiasmante successo al web dopo le chiamate Ajax. Chi lavora sul web da un po' di tempo sa che quando sono, diciamo, uscite, quando Microsoft ha inventato le prime chiamate asincrone, quello ha rivoluzionato il web. Microsoft ha fatto attraverso una tecnologia proprietaria, e poi Mozilla e altri si sono messi a sviluppare questo per gli altri browser, e quindi hanno creato XML e HTTP request per ottenere praticamente la stessa cosa. Questa è stata una grandissima rivoluzione per il web. Allo stesso modo, le progressive web app sono, dal mio punto di vista, una rivoluzione pari a quella di Ajax di metà anni 2000. Questa frase l'ho detta io e non sempre, appunto, cito me stesso, però secondo me questa frase rende veramente l'idea per far capire quanto importanti sono le progressive web app per il web e per chi ci lavora, ma anche ovviamente per gli utenti, perché alla fine parliamo di migliorare quella che è l'esperienza, che è l'esperienza dell'utente. Quando parliamo di PWA, non parliamo di framework, non parliamo di librerie, ma parliamo appunto di API, di funzionalità della piattaforma web. Quindi vuol dire che questi sono standard o proposte di standard, quindi feature proposte che poi andranno al vaglio, faranno i vari loro stage e diventeranno poi degli standard. Quindi stiamo parlando di quello che sta alla base proprio della piattaforma web. Spesso la gente mi chiede: ma devo fare una PWA? Secondo te cos'è meglio, React, Angular, Vue o qualsiasi framework ti venga in mente? A questa domanda non c'è una risposta, in realtà, perché la domanda è sbagliata. Fare una PWA, aggiungere queste feature, è totalmente indipendente dal framework che noi usiamo. Ogni libreria, ogni framework al giorno d'oggi fornisce dei plugin o un modo, diciamo, integrato col framework o con la piattaforma per implementare alcune, se non tutte, le feature delle progressive web app. Ma queste feature non hanno niente a che vedere con il framework. Quindi quando dovete scegliere un framework per una PWA, non fatelo per la PWA. Utilizzate il framework con cui siete più, con cui vi trovate meglio, quello che è meglio per quello che dovete fare. E non pensate alle feature PWA, perché non c'entrano niente con il framework. Quindi questo è il primo pro tip: non sempre vi serve un framework quando costruite qualcosa per il web. Alcuni sostengono che le progressive web app non sono abbastanza buone, non sono abbastanza efficaci, non sono tutte le feature non sono supportate da tutti i browser, quindi non vale la pena usarle. Spesso si dice anche: ah, ma il framework X posso fare questo, ah, ma c'è quella libreria per fare per implementare quella feature, perché devo usare le feature della progressive web app? Allora, e un'altra cosa invece è anche quella di dire: ok, però non posso fare questo che invece posso fare sul mio device mobile, come lo smartphone, eccetera. Prima di tutto, non bisogna fare una comparazione 1-1 con quelle che sono le applicazioni mobile, perché anche se è vero che potrei sostituire, credo, forse il 90% delle applicazioni che troviamo sull'App Store o su Google Play, eccetera, eccetera, con una progressive web app, altre volte magari abbiamo bisogno di feature o performance particolari, per cui è preferibile magari usare un'applicazione nativa mobile, un'applicazione nativa desktop, perché quando parliamo di nativo e di progressive web apps non parliamo solo di mobile, anche se effettivamente molte delle feature che conoscete già nelle progressive web app di fatto sono le stesse che troviamo nel mobile, ma nativo e progressive web app si intende nativo qualsiasi cosa. Per esempio le progressive web app funzionano anche su desktop e possono essere integrate sul desktop e quindi essere alternative a delle applicazioni native desktop, non solo mobile. Quindi quando si fa riferimento al nativo si parla di più cose, non solo di mobile. Non è neanche giusto fare un raffronto 1-1 per il semplice motivo che parliamo di due cose diverse.
Chiaramente le native apps, e in questo caso parliamo sia di desktop chiaramente che di mobile, hanno delle peculiarità che sono le capabilities, perché al momento le cose che si possono ottenere, il supporto che hanno determinate applicazioni native sono superiori a quelle delle web apps. Però, d'altra parte, le web apps sono più facili da raggiungere, perché se voglio usare un'app nativa, che sia desktop o mobile, devo cercare, scaricare, installare, eccetera, eccetera. Col web, ogni applicazione è a portata di un click, perché alla fine si segue un link e si arriva nel sito, nell'applicazione, e sto già usando l'applicazione, quindi non ho bisogno di installare qualcosa prima. Quindi il reach che hanno le web app è sicuramente maggiore di quello che possono avere tendenzialmente le applicazioni native. Come vedete dal grafico, PWA, le Progressive Web App, cercano di mettersi nel mezzo, quindi cercano di prendere le cose buone dei due mondi e fonderle insieme. Quindi, di nuovo, ci chiediamo che cos'è una Progressive Web App. Abbiamo detto che sono un insieme, diciamo, di feature, giusto? E quindi quali sono queste feature, almeno quelle di base, diciamo, che rendono un'applicazione una Progressive Web App? Quali feature devo implementare per dire questa è una Progressive Web App? Allora, diciamo che ci sono i tre pilastri o tre capisaldi per definire una Progressive Web App. Prima di tutto deve essere la possibilità di installarla sul device, che, ripeto, può essere il desktop come uno smartphone. E questo è utile sia per avere una shortcut, quindi un'icona che mi fa partire l'applicazione, e sia per dare all'utente quella sensazione di integrazione con il sistema, perché se io trovo la mia Progressive Web App, l'icona, insieme alle icone delle altre applicazioni native, chiaramente trovo che questo sia più coeso, che faccia parte dell'ambiente che sto utilizzando, e quindi chiaramente la user experience è sicuramente migliore. Per installare una Progressive Web App, quello che dobbiamo fare è avere un file che si chiama Web App Manifest, dove all'interno mettiamo alcune informazioni dell'applicazione. In questo caso è un file semplicissimo JSON. Come vedete, do il nome alla mia app, dico da che URL deve partire. Posso decidere se l'app deve essere standalone, full screen, se voglio far vedere la barra dell'indirizzo, e poi ho un paio di opzioni di personalizzazione per quanto riguarda i colori, diciamo, del tema e quindi della cornice dell'applicazione, che ovviamente voglio che combacino con quello che è il mio brand, i colori del sito, eccetera, eccetera. Dopodiché si definisce un array con delle icone, perché ogni device ovviamente ha delle specifiche diverse, quindi ha bisogno di icone di misure differenti. E quindi qui si va a specificare queste cose. Il manifest in realtà all'inizio era usato solo per queste cose, adesso, diciamo, ha un ruolo molto più importante, perché ci sono altre feature che vedremo più avanti che usano il web manifest. L'altra feature, capable, cioè deve essere capace di fare determinate cose, quindi di essere utile il più possibile. E ci sono un sacco di feature che possono andare sotto il cappello, diciamo, di Progressive Web App, e non solo quelle che magari molti di voi conoscono. Deve essere affidabile. Questa è un'altra cosa che è molto importante. Per affidabile si intende che possa funzionare, per esempio, anche quando la rete non va tanto bene o quando non abbiamo rete, quindi la possibilità di navigare offline e di fare alcune azioni anche se siamo offline, che poi si completeranno quando torneremo online. Quindi questo è un altro, diciamo, dei pilastri delle Progressive Web App. Quando parliamo di navigazione offline, quindi di gestire anche gli stati della rete, chiaramente la prima cosa che viene in mente sono i service worker. Service worker sono, secondo me, il core delle Progressive Web App. Sono un worker che esiste, i worker esistono in JavaScript. Il service worker è un worker particolare, è basato su eventi, e anche se JavaScript è single thread, di fatto il worker lavora in un altro thread. Questo vuol dire che non va a bloccare o a rallentare quello che è il main thread che viene usato per renderizzare la pagina e per fare altre interazioni con l'utente.
anche delle limitazioni. Le sue limitazioni, per esempio la limitazione più grossa, ma non è un problema perché il service worker serve ad altro, è che non può interagire direttamente con il DOM. Esistono dei modi per far comunicare i due thread, quello del service worker e quello è il main thread, ma il service worker non può, diciamo, interagire con il DOM. Quindi io posso fare delle cose all'interno del service worker, ma non modificare il DOM dal service worker. E questo per una questione anche di sicurezza, ovviamente. Il service worker non è altro che un file JavaScript che non metterete nel vostro bundle, è un file JavaScript a sé stante che starà lì e che viene caricato, registrato, eccetera, eccetera. Adesso vedremo anche come fare. Per dare un'idea di cos'è il service worker per chi non ne ha veramente l'idea, il service worker è rappresentato da quella rotellina tra quella che è la mia pagina web e quello che è il server. Quindi di fatto quello che fa il service worker è fare da proxy tra il client e il server. Adesso vedremo anche perché e perché è utile utilizzarlo. Una volta che ho creato il mio file, il mio service worker, quello che devo fare è registrarlo. In realtà per registrare un service worker basterebbero le ultime due righe che vedete. Quindi io vado a invocare il metodo register che c'è sotto navigator service worker. Navigator è un oggetto globale JavaScript al quale devo passare il nome del file, quindi devo far trovare il file, il nostro service worker, e definisco qual è lo scope, cioè da dove deve essere attivo questo service worker. Ovviamente, anche se basterebbero quelle due righe, è buona norma prima di tutto accertarci che il browser che sta leggendo la pagina in quel momento supporti l'oggetto navigator, perché se supporta l'oggetto navigator all'inizio interno troverà anche service worker. L'altra cosa che facciamo è aggiungere un listener sul load della pagina di modo che tutta questa registrazione avvenga dopo che la pagina viene creata. Questo perché appunto il service worker non è ancora registrato e facendolo in parallelo potrebbe rallentare di poco, magari, però potrebbe rallentare il caricamento della pagina. In questa maniera evitiamo che questo accada. Una cosa che si può fare con i service worker, per esempio, è cacheare alcune risorse. Le cacheiamo con un API che vedremo fra un attimo, ma questo è già di fatto un esempio. Quindi creiamo una cache che chiameremo cache v1. Quello che facciamo è agganciare alla pagina un listener dell'installazione appunto del service worker e una volta che questo viene installato apriamo la nostra cache, prendiamo i file che noi definiamo, che vogliamo cacheare, e li mettiamo all'interno della cache. In questo caso quello che andiamo a inserire è una pagina che si chiama offline HTML, che verrà servita come alternativa al contenuto se siamo offline. Quando entra in azione tutto questo? Quando viene fatta una chiamata verso il server. Quindi il listener sull'evento di fetch, quello che fa è appunto, è stata fatta una chiamata e si va a vedere questa chiamata verso che cos'è. Quello che si va a fare è, in questo caso, è aprire la nostra cache e servire il file offline HTML se la chiamata fetch da un errore, quindi vuol dire che è impossibile raggiungere le nostre risorse. Quindi io vado a chiamare una pagina, questa pagina non risponde per dei problemi di rete, perché siamo offline, eccetera, eccetera. Il catch, in questo caso, triggera quello che è il nostro fallback e quindi fa vedere una pagina che si chiama offline HTML. Ovviamente questo è un esempio di base, ci sono mille altre strategie di caching che si possono usare, ma che non abbiamo il tempo di vedere oggi, è solo per dare un'idea. Le cose importanti da capire della cache API è che non è la stessa cosa della cache del browser, che tutti noi conosciamo, che insieme al service worker abilita quella che è l'offline navigation, oltre che l'instant loading, perché se noi abbiamo già i file nella cache e li richiediamo, avremo un instant loading della pagina, quindi possiamo usarlo anche quando la connessione in realtà c'è. E soprattutto ha una bella API, veramente pulita e veramente facile da capire, quindi se sapete usare gli eventi, le promise, già siete a buon punto, diciamo. Questo schemetto qua rappresenta, diciamo, i due mondi. La freccia, quella arzigogolata che vedete sopra, è il round trip normale dalla nostra pagina al server, che ovviamente deve andare in due sensi, e rappresenta la cache normale del browser. Quindi io chiamo dei file sul server e voglio sapere se restituire quelli che hanno la cache o se devo restituire dei file nuovi.
Per fare questo comunque devo interrogare il server, devo aspettare la sua risposta e poi solo lì decidere quali file restituire. Con i service worker e la cache API invece è tutto diverso, perché io vado a interrogare il service worker e da lì decido se voglio restituire i file. E il service worker è all'interno dell'applicazione, quindi di fatto non devo aspettare, non sono dipendente dalla rete e i problemi di congestione che ci possono essere, eccetera, eccetera. Quindi da lì posso decidere se restituire i file direttamente dalla cache, perché magari alcuni file non cambiano mai, quindi io so che vorrò sempre restituire quelli, oppure se voglio mandare avanti la richiesta verso il server e cercare dei file nuovi. Bene, tutta questa introduzione per dirvi anche che una delle mie grandi passioni sono appunto gli web standard. Web standard sono le fondamenta del web e per me sono veramente, veramente importanti. Spesso quindi non abbiamo bisogno di librerie, di framework per implementare determinate cose. Talvolta possiamo farlo con delle librerie, ma sono anche troppo pesanti. Altre volte non possiamo farlo, quindi non abbiamo modo di farlo e quindi dobbiamo avere uno standard per poter implementare queste nuove funzionalità. Pro tip, non sempre vi serve un framework o una libreria. Però, se volete giocare un po' con le Progressive Web App, vi consiglio Workbox, che non è un framework, non è una libreria, o forse è una mini libreria, diciamo. Sono delle piccole astrazioni, sono dei piccoli moduli che vanno a implementare quelle che sono le strategie di caching più utilizzate e determinate cose delle Progressive Web App che altrimenti dovreste implementarvi da soli. Come ho detto, le API sono veramente facili da capire e da scrivere, però questo vi salva un po' di lavoro, diciamo, e comunque rende comunque comprensibile quello che state scrivendo, quindi non nasconde troppo quello che c'è dietro. Cosa c'entra Project Fugu con tutto questo? Project Fugu, Fugu sapete è il pesce palla, no? Che ha due particolarità. Uno, essere molto buono, da quello che dicono i giapponesi, non l'ho mai mangiato, quindi non posso dirvi per esperienza personale. L'altra particolarità è che se viene preparato nel modo sbagliato, morite, perché è estremamente velenoso. E quindi vi direte, come mai un progetto che io dovrei usare prende il nome da una cosa potenzialmente mortale? Beh, perché molte delle API che vedremo sono effettivamente sperimentali e quindi giocateci a casa, ma magari con alcune di queste è meglio non andare in produzione. Quindi, Project Fugu cosa fa e cosa c'entra con le PWA? Project Fugu sono tutte quelle nuove feature che sono appena uscite o che sono in proposta come standard o che sono ancora in un early stage, quindi che sono ancora un po' poco più di un brainstorming, che vengono messe lì per essere integrate nel web. E tutte queste cose qua alla fine andranno sotto quello che è il cappello delle PWA, oppure possiamo anche dimenticarci di questo cappello e dire queste saranno le future feature della piattaforma web. Quindi sono cose che noi in un futuro prossimo o remoto potremo utilizzare. Chi ha fatto partire il progetto Fugu? Beh, all'inizio è stata Google che ha proposto diverse cose, che ha spinto anche molto le Progressive Web App, ma sono subito saltati sulla carrozza anche Microsoft e Intel, perché chiaramente tutte queste feature permettono delle interazioni molto più avanzate con gli utenti e quindi è una buona idea averle nel web. Direi che è anche il momento di andare a vedere quali sono queste nuove feature. Ovviamente non possiamo vederle tutte, perché ce ne sono a decine, e soprattutto non si potrà andare nel dettaglio. Lo scopo di questo talk è cercare di incuriosirvi, di farvi vedere che gli standard sono importanti, perché ecco, solo con gli standard si possono fare cose incredibili che fino a poco tempo fa non si potevano fare. Alcune cose magari non vi sembreranno neppure così incredibili, però fino adesso non si potevano fare, e anche queste piccole feature che sembrano veramente delle piccolezze possono svoltare, diciamo, la vostra applicazione. Partirei con la prima, che è WebShare API. È alla fine una feature, anche questa, veramente molto semplice, e quello che vi permette di fare è di condividere del contenuto attraverso le applicazioni che usate, quindi Telegram, WhatsApp, Slack, eccetera, eccetera, vedete una cosa che vi interessa e lo condividete, che è una cosa che tutti noi facciamo praticamente tutti i giorni.
e quello che siamo abituati a fare, soprattutto quando usiamo il nostro smartphone, è farlo con l'interfaccia del nostro smartphone. Quindi se usate Android, quello che vedrete è una cosa simile a questa. E noi siamo abituati a farlo in questa maniera, quindi vogliamo continuare a farlo anche se siamo all'interno di una PWA. Un utente, cioè, non deve sapere per forza che quella è una PWA, potrebbe anche dimenticarsene una volta che fa partire l'applicazione, però si troverebbe stranito se nel momento in cui vuole condividere qualcosa l'interfaccia che vede non è quella nativa. Quindi si può certamente fare la condivisione in altre maniere, ma non è quella che l'utente si aspetta. Quindi anche questo è un modo, diciamo, per migliorare quella che è, diciamo, l'esperienza dell'utente. Implementare la web share API è molto semplice, anche qui è sempre consigliato fare feature detect, quindi vedere se nell'oggetto navigator, che è un oggetto globale, esiste la proprietà share. In tal caso, quello che facciamo è solo configurare un piccolo oggettino con quelle che sono le proprietà del nostro oggetto e poi triggerare di fatto la nostra modale con la quale possiamo appunto condividere le cose. Quindi con poche righe di codice riusciamo a integrarci con quella che è, diciamo, la UI nativa del dispositivo che stiamo usando in quel momento. Altra cosa è rendere la propria applicazione un target dello sharing. Quindi quando io voglio condividere qualcosa, lo voglio condividere su Telegram, lo voglio condividere su Twitter, in questo caso, voglio che la mia applicazione venga inserita nella lista delle applicazioni disponibili. Quindi insieme alle applicazioni native io voglio vedere anche la mia progressive app, perché voglio usare quella per condividere qualcosa. E in questo esempio appunto vedete Twitter usa ha una PWA da un sacco di anni, io la uso veramente dall'inizio, e quando voglio condividere una pagina, twittarla, posso fare share tranquillamente, mi si apre questo dialog normalissima. E Twitter sarà listato lì, anche se è una PWA, anche se non è appunto un'app nativa. Quindi l'integrazione va in tutti e due i sensi. Anche qui, rendere disponibile la propria applicazione come share target è molto facile. Quello che dobbiamo fare è arricchire il nostro manifest JSON, che abbiamo visto già prima per le icone, il nome dell'applicazione, eccetera, eccetera. E praticamente dare solo qualche parametro, quindi qui anche una configurazione di poche righe che ci permette appunto già di agganciare la nostra applicazione come target per lo share. Credo che questa sia una cosa molto interessante. Altra cosa molto interessante, la Shape Detection API, che ci permette di catturare con la nostra fotocamera, con la nostra webcam, diversi tipi di shape. Quindi sì, possiamo riconoscere la faccia, però possiamo riconoscere anche dei codici barre, per esempio. Questo ci permette di pagare delle cose, di fare diverse cose, di seguire dei link, eccetera, eccetera. Per implementare la Face Detection API oppure altre Shape API, abbiamo diverse proprietà che sono questa volta nell'oggetto globale Window, e quindi ogni proprietà conterrà al suo interno appunto dei metodi da usare, quindi dei metodi diversi, perché in questa maniera la nostra applicazione sa già cos'è che stiamo cercando. Stiamo cercando di una faccia, un codice barre, eccetera, eccetera. E anche qui è molto facile, in poche righe di codice riusciamo veramente a triggerare quello che è il detect. Il face detect si può fare in mille modi anche oggi, in realtà. Con JavaScript non ve lo consiglio perché è veramente una cosa pesante, però per esempio con WebAssembly si possono ottenere dei risultati molto buoni, però perché non poterlo fare in un paio di righe di codice con uno standard? Credo sia molto molto meglio. Badging API, semplicissima anche questa. Avrete tutti sul vostro smartphone un piccolo badge che vi dice quante notifiche non lette ci sono, quindi è un modo meno intrusivo di una push notification, di far vedere che c'è qualcosa in pending, può essere un nuovo messaggio, eccetera, eccetera, o potete anche usarlo come segnale che un'operazione che quell'applicazione sta facendo è terminata.
Questa forse è l'API più semplice di tutte quelle che avete visto fino adesso, sembra un po' quella del local storage, ma non ha il get, quindi è ancora più semplice. Quindi quello che andiamo a fare è solo settare un valore o cancellarlo di fatto, quindi è super super semplice. File System API, questo è super interessante perché permette a molte applicazioni avanzate di modificare dei file e salvarli senza doverli scaricare e senza doverli poi ricaricare in un secondo momento, quindi vi permette all'interno dell'applicazione di fatto di modificare dei file. In questo caso è solo un attimo più complessa, diciamo, l'API. Quello che succede nella prima riga è fa aprire, diciamo, quello che è l'Explorer Resource, il Finder, se usate il Mac o non lo so, Dolphin, se usate KD, eccetera, eccetera. E da lì potete selezionare un file, selezionate il file, questo file verrà messo in un array buffer e da lì alla fine, una volta che voi avete finito le modifiche, potete chiaramente salvare il file, sovrascriverlo, salvare un nuovo file, tutto appunto da un'API nativa. Contact Picker API, altra feature per la quale non ero così entusiasta quando l'ho vista la prima volta. In realtà in un'azienda per la quale ho lavorato anni fa c'era un grosso cliente che voleva fare la sua app e farla come progressive app, e l'unica cosa per cui poi questa cosa non è andata in porto è che lui aveva bisogno, era proprio un requirement dell'applicazione, l'accesso ai contatti del telefono. Ai tempi non era possibile e quindi non si è potuto fare. Anche questa è una cosa super semplice, purtroppo non era possibile ai tempi. Fosse stato possibile, avrebbe anche risparmiato diversi soldi di fatto, perché non avrebbe avuto bisogno del doppio sviluppo Android e iOS ai tempi, cosa che invece ha dovuto alla fine fare. Contact API, anche qui, semplicissimo, abbiamo delle opzioni, possiamo decidere se selezionare uno o più contatti e quali sono le property che andiamo a selezionare da questo contatto, quindi possiamo decidere cedere solo al nome, solo all'email, solo al telefono o tutte quelle che abbiamo disponibili. E questo è un esempio di quello che torna in questo caso, no? Ho chiesto un'email, il nome, il telefono in questo caso è vuoto, quindi mi restituirà un array vuoto. Bluetooth API, questa diciamo parla da sola, si possono fare veramente un sacco di cose. Un esempio bellissimo che vi consiglio di cercare è la Batmobile fatta con il Lego. C'è un'interfaccia web e la potete comandare da lì, quindi dalla pagina web potete connettervi Bluetooth alla vostra macchina di Batman e dalla pagina web stessa potete pilotare la macchina, quindi questo è solo un esempio. Per fare questo, quello che vi serve ovviamente è l'ID univoco del device con cui volete connettervi, e quella è una cosa chiaramente fornita da chi vi fa il device. E vabbè, questo è un esempio molto molto semplificato, quindi vi consiglio di andare a vedere l'API nella sua interezza, perché chiaramente questa è un po' più complessa, però è sicuramente una di quelle più simpatiche con cui diciamo giocare, soprattutto se avete la macchina di Batman, per l'appunto. Ce ne sono mille altre in realtà di API, quindi non sono solo queste che vi ho fatto vedere, chiaramente ce ne sono anche di molto più complesse. Web NFC, avete uno smartphone che supporta l'NFC, potete implementare questa feature e quindi leggere con la vostra web app. Web Serial vi permette di attaccare appunto dispositivi seriali e interagire con quelli, come può essere per esempio una stampante 3D. WaveLock, anche altra cosa semplicissima, vi permette di tenere il vostro schermo acceso, quindi se state utilizzando un'applicazione e non volete che lo schermo vada in sleep, WaveLock permette al sistema di restare sempre awake, diciamo. Se siete incuriositi, e spero lo siate a questo punto, trovate tutte quelle che sono le feature stabili, non stabili, in trial o quelle dietro una flag, eccetera, eccetera, trovate tutto a questo indirizzo,
a questo indirizzo, poi ci sono altri link che vi portano anche alla spiegazione delle varie API, quindi vi basta cliccare, andare a vedere le API, come implementarle, eccetera, eccetera, e potete iniziare a giocare. Per me è tutto, questo è quanto, e se avete domande... Grazie Maurizio. Allora, se fai lo stop della condivisione, condivido io lo schermo con, esatto, grazie, delle domande che sono arrivate nel frattempo. Allora, vediamo la prima. Ci chiede, le PWA sono in giro da un bel po' di anni ormai, in futuro ci saranno delle evoluzioni che le renderanno più diffuse o arriverà altra tecnologia che le supererà? Questa è una domanda da 100 milioni di dollari. Allora, le PWA sì, sono in giro da tanti anni. Il problema cos'è? È che il problema fondamentalmente è uno che a Apple non piacciono molto e quindi non ha integrato molte delle feature. Alcune feature le ha implementate, tipo i service worker, però in maniera molto limitante. Questo è quello che ha impedito la diffusione, di fatto, delle PWA, anche se ci sono tantissimi esempi di PWA, però questo è quello che un po' ha rallentato la diffusione. Non ci saranno, diciamo, altre tecnologie che superano queste, perché qua stiamo parlando del web, quindi sono delle feature del web, quindi o vengono implementate dai browser o non vengono implementate dai browser, ma non ci sarà qualcosa che supera, ci può essere qualcosa di diverso, no, nel caso. Ok. Come avviene la gestione dei cookie e delle sessioni per le PWA? Questa è una cosa che appunto non dipende dal PWA, quindi lo gestisci come lo gestisci nella tua applicazione normalmente, non ha niente a che vedere con PWA. Niente di particolare. Ok, e l'aggiornamento del service worker, hai avuto problemi a far sapere alla PWA che il codice è stato cambiato, una nuova versione rilasciata, cose del genere? Allora, lì sì, diciamo che le prime volte che giochi con i service worker rimani, diciamo, un po' basito dal modo, diciamo, di funzionare dei service worker, che funzionano in una maniera particolare, quindi ci sono vari modi per forzare il ciclo del service worker e rilasciare, diciamo, la nuova versione. Su questa cosa qua avevo fatto un talk, non mi ricordo neanche quanti anni fa, ma su YouTube, se lo trovate, ce ne sono diversi. Ce n'è uno che mi sembra che si chiamava What Service Worker Can Do, che avevo fatto con Motion anni fa. Se lo cercate, lì trovate tutte le informazioni. Parlo proprio di tutto il ciclo di vita, che è la cosa un po' più confusionaria, diciamo, di Service Worker. Ok. Le PWA possono essere distribuite anche tramite App Store? Sì, su quello di Google, per il momento. Tramite Trust Web Activity avete la possibilità, diciamo, di distribuirlo anche da App Store, anche se dal mio punto di vista quello che dobbiamo fare noi come sviluppatori è far capire che in realtà è la cosa positiva è che non debbano essere sull'App Store. Quindi averla sull'App Store, ormai la gente è abituata a scaricare le app dall'App Store, quindi le cerca lì, e quindi è bene averle anche lì. Però la particolarità delle PWA è proprio che non abbiamo bisogno di farlo. Okay. Le API viste poco fa sono già supportate dai sistemi operativi e browser più diffusi? Alcune sì, alcune no, alcune in maniera parziale. Nella tabella che ho fatto vedere alla fine trovate tutti i dettagli, quindi lì sapete con certezza, poi chiaramente queste sono cose che si aggiornano in continuazione, quindi magari fra 2 settimane, fra 1 mese la situazione già cambia, quindi tenete quella come tabella di riferimento. Ok, e come si vende in modo convincente una PWA a un cliente? Quello dipende da cosa serve al cliente. Prima di tutto dovreste vedere cioè fare la raccolta di quelle che sono le funzionalità di cui per forza ha bisogno il cliente, vedere se queste possono essere implementate. Una dei grossissimi vantaggi è che se il cliente ha bisogno di un'applicazione anche mobile e voi potete implementare ed è supportato su tutti i device, le feature che a voi interessano, potete sviluppare una volta sola e avere il sito che è anche applicazione mobile, se vogliamo, e quindi non andare a sviluppare quella Android e quella iOS, per esempio. Quindi
è uno sviluppo solo, di fatto. Ok, l'ultima domanda, anche se hai risposto già, diciamo, durante il tuo talk, è: che differenza c'è tra una progressive web app ed una comune app per smartphone? Allora, una comune app per smartphone, se intendi un'app nativa, è che appunto la progressive web app è un'applicazione web. A livello di, diciamo, di look and feel potrebbe non cambiare niente, quindi tu potresti anche non accorgerti. Se tu installi l'app nativa di Twitter e installi la progressive web app di Twitter, sono praticamente identiche, quindi non noti la differenza. Quindi a livello di esperienza utente non c'è nessuna differenza, sono identiche, hanno le stesse feature e funzionano uguali. La differenza è che la progressive web app non te la devi scaricare. Perfetto. Allora le domande sono finite. Ti ringrazio per questo talk, sei stato molto gentile e grazie. Invito i partecipanti a uscire dalla room e di tenere l'occhio all'agenda per ritrovarci fra poco in un altro talk. Grazie. Grazie Maurizio. Ciao. Ciao.